Lettore di Vivi Mazzara, buonasera. Come preannunciato, abbiamo il piacere di avere in studio il primario del reparto cardiologia dell'ospedale Abelaiello di Mazzara del Vallo, dottor Michele Gabriele. Buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito. Spesso è capitato di fare le interviste anche nella zona ospedaliera della cardiologia. Questa volta ci tocca averla qua in studio. Grazie a voi, grazie a voi. Michele Gabriele, so che in questo periodo è molto impegnato in vista del prossimo convegno che ci sarà a Mazara nei prossimi giorni, di cui magari più avanti ne parleremo, ma subito andiamo a toccare il cuore dell'ospedale Belaiello di Mazara. Michele Gabriele è in cardiologia, se non erro, dal 2017, siamo 17, quasi 7 anni, no? giugno E la prima 2017. domanda che faccio, sapendo i vari problemi che ci sono stati, apparecchiature, mancanza di personale, medici, eccetera, dal 2017 ad oggi, in sintesi, che cosa è cambiato? Se in bene o in peggio? Intanto parliamo come reparto, perché poi sappiamo ad oggi che il suo reparto di eccellenza, avete fatto interventi di altissimo livello, ben riusciti, tra l'altro avete ricevuto parecchi consensi e noi abbiamo ricevuto delle lettere di testimonianza a tal merito, per cui facciamo un'analisi generica. Sì, siamo a Mazara nel giugno 2017 e ancora ricordo allora c'era come commissario straordinario il dottore Bavetta, il quale mi prese e mi disse: ma lei ha intenzione di tornare a Mazara e volare in alto insieme a me? E io dissi: sì, dottore Bavetta, però come vogliamo? Vogliamo come un gabbiano o come un'aquila? Perché sono due modi di volare diversi. Devo dire che in questi 7 anni sono stati anni duri, impegnativi, ma abbiamo mantenuto la quota alta. Primo perché abbiamo dovuto riempire un ospedale che era completamente vuoto, sapete, noi eravamo allocati momentaneamente il reparto a Castelvetrano e poi avevamo nell'area di emergenza l'attuale sede dove c'è il CUP, avevamo una postazione per l'emergenza, quindi c'è stata necessità di rientrare in reparto con tutte le, immaginate, le difficoltà di tipo organizzativo e con un'apparecchiatura che nel frattempo ha avuto necessità di essere rinnovata. Diciamo che è stata dura anche perché ha coinciso in questi 7 anni di mia dirigenza, ha coinciso col cambio generazionale. Io, diciamo, sono rimasto il vecchio di quella. L'ultimo vecchio di quella cardiologia che ha avuto la sua storia in quegli anni. E quindi ci abbiamo dovuto lavorare molto. C'è stato quindi piano piano, con grande impegno e difficoltà, c'è stato il cambio generazionale che non ha riguardato soltanto il personale medico ma anche il personale infermieristico ausiliario, ma c'è stato anche la necessità di un cambiamento delle apparecchiature mediche che oggi sono all'avanguardia e che possono essere ben documentate dagli elettrocardiografi di ultima generazione al tapis roulant, che ha ecografi di altissima risoluzione clinica e soprattutto gli ultimi due gioiellini che sono arrivati, che sono da una parte il poligrafo che ci consentirà, e lancio subito un messaggio, dal giorno 19 inizieremo i primi studi elettrofisiologici per poi seguire con le ablazioni, quindi il poligrafo, e poi, come sapete, finalmente ci hanno riacquistato l'angiografo fisso che verrà allocato nella nostra sala operatoria, dove in questo momento ci sono dei lavori in corso. Tra l'altro, tutto questo ancora in itinere, abbiamo un sistema di monitoraggio che è funzionante ma vetusto e quindi abbiamo preso prima, nel senso di vedere se riusciamo a rinnovarlo, ed il cardiopolmonare col test ergometro che è importantissimo con l'eco stress, perché col test di cardiopolmonare, oltre che a valutare la situazione del paziente dal punto di vista cardiaco, valuteremo anche la situazione dal punto di vista respiratorio e quindi potremmo anche essere punto di riferimento
per alcuni centri di alta specialità di questa regione. Quindi un lavoro faticoso, gratificante da un certo punto di vista, con difficoltà che man mano, devo dire, con l'aiuto anche di chi mi è stato vicino e ci è stato vicino, le abbiamo superate. Dire che adesso è tutto rose e fiori sarei bugiardo, ma il problema a quel punto non è più un problema nostro, non è neanche un problema dell'amministrazione, c'è una carenza di personale medico che è qualcosa di incredibile, che diciamo Che, che... diciamo che la carenza non riguarda solo l'aspetto locale, ma anche a livello Sì, nazionale, dottor è un problema Gabriele. nazionale, il problema dei pronti soccorsi è drammatico. E sinceramente credo che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per trovare una soluzione. Devo dire che noi proprio in questi anni avevamo delle difficoltà importanti, ci siamo messi in gioco anche alla mia tenera età, dico però siamo stati in grado di diventare appetibili per i giovani e oggi ho una squadra che sono sempre pochi. Sono in 5, ma sembra che siano 15 per quanto riguarda la loro competenza, la loro professionalità, il loro impegno. Però è opportuno che non si può guardare soltanto all'interno del proprio orticello, anche perché vuoi o non vuoi vieni coinvolto dalle difficoltà che possono avere i colleghi attorno a te, che può essere una medicina, con carenze di personale, un pronto soccorso che ha personale, che quindi bisogna lavorare perché bisogna trovare assolutamente meglio. Io dico sempre una cosa, quando si tratta di salute e si tratta di vite umane, bisogna avere rispetto e attenzione, ma non solo per il paziente e per i familiari, ma anche per il personale sanitario. Ritengo che dietro un personale sanitario che possa essere un osseo, un infermiere, un medico, un primario, dietro ci sono i propri problemi personali, i propri impegni, le proprie situazioni che purtroppo non si possono portare dietro in ambiente ospedaliero. E quindi dico, ecco, rispetto e attenzione, sicuramente potremmo anche ancora migliorare alcune cose, ma poi per il resto abbiamo il nostro direttore, l'ingegnere Spera, che ha lavorato benissimo, una persona che di grande riesce ad ascoltare con molta attenzione, non fa altro che fare concorsi nel tentativo di tamponare questa emergenza e speriamo adesso ce ne sarà qualcuno in itinere, sia per quanto riguarda varie specialità, e speriamo che tutto questo possa essere utile per aumentare il personale in tutte le discipline del nostro Per nosocomio. essere più completo il reparto di cardiologia, cosa avrebbe bisogno, dottore Gabriele? Guarda, Chiaro che abbiamo fatto dei passi da gigante, come abbiamo noi, capito, no? io, In merito all'arrivo di nuove attrezzature, noi, sì, eccetera. noi, noi diciamo questa cosa l'ho appena finito di dire, nel senso che io sono in parte soddisfatto, dal punto di vista clinico, il problema è qualche medico in più non farebbe male. Però dico, in questo momento noi siamo professionalmente e clinicamente siamo una cardiologia che può aiutare molto questo territorio e anche al di là della provincia. Quindi io mi devo ritenere soddisfatto. Ripeto, ci siamo arrivati sporcandoci le mani, lavorando, impegnandoci, spesso andando neanche a casa per diversi giorni. Abbiamo avuto momenti di grande difficoltà e adesso devo dire che sì, come dicevo prima, dal punto di vista delle apparecchiature sono abbastanza soddisfatto, alcune cose devono ancora arrivare, ma noi abbiamo la invito a venirci a trovare, Certo. abbiamo un reparto dove abbiamo lavorato anche molto sull'umanizzazione del reparto, abbiamo messo dentro. Abbiamo arricchito i nostri corridoi di fiori, di piante e di quadri che sono stati regalati e sono patrimonio dell'ASPE da parte di ragazzi con gravi disabilità mentali che parlando di cuore ci hanno regalato 21 quadri che sono stati distribuiti all'interno e poi credo che il comportamento degli operatori sanitari. Deve essere gentilezza, correttezza, attenzione. Credo che noi ci siamo, su questa strada ci siamo, ecco.
Se diciamo che la cardiologia di Mazara rappresenta un'eccellenza, no? Lei è d'accordo su questo? Prima di arrivare a definirla a questo termine, manca ancora qualcosa? Allora, intanto non lo devo dire io, sei un'eccellenza. Io le posso dire i numeri. Noi in questi anni, e rapportate sempre a noi personale, siamo andati in crescita in termini di degenza e di interventi di elettrostimolazione perché siamo punto di riferimento dell'azienda, dove abbiamo come primo operatore il nostro dottore Giacomo Di Giovanni, insieme al dottore Ruggeri che lo collabora. E abbiamo, ripeto, con numero molto limitato, quest'anno siamo attorno a quasi 500 ricoveri, che per una cardiologia come la nostra, ecco, vi posso assicurare che sono tanti, e con un numero di impianti che fine anno ci attesteremo attorno a 250, Quanti interventi? 250 interventi, 250 tra interventi l'altro circa. interventi importanti, non per ultimo, mentre fa l'aveva menzionato lei, abbiamo messo un sottocutaneo che in un ragazzo con disabilità intellettuale è affetto da una cardiopatia dilatativa. Diciamo che per i non addetti ai lavori, probabilmente chi si interessa di calcio si ricorda che durante gli europei il giocatore Eriksen ebbe un arresto cardiaco e dopo che fu rianimato, gli fu messo proprio un sottocutaneo. Questo sottocutaneo è un apparecchietto che viene allocato a un fianco e che viene messo tutto a livello sottocutaneo senza che vengano interessate le cavità cardiache. E quindi in anestesia generale. Un lavoro importante, interessante, di altissimo livello, dove il primo operatore, ripeto, è stato il dottore Giacomo Di Giovanni, che mi piace menzionare, ma ognuno di loro, io fungo da buon padre di famiglia, no? Ognuno di loro ha delle specificità importanti. Abbiamo un medico dello sport molto bravo, che è diventato anche un cardiologo, abbiamo un internista che è eccezionale, degli ecocardiografisti che riescono a entrare, siamo entrati nel sistema della cardio-oncologia, che sapete che è una cosa abbastanza interessante, e abbiamo sicuramente lavorato, quindi ognuno di loro, e tutti insieme facciamo squadra, ecco. Siete una bella famiglia, siete Sì. una bella, ogni tanto anche qualche foto sui social, è bella vederla perché trasmettete vicinanza ai pazienti, alla gente. Intanto, dottor Gabriele, lei viaggia spesso quando le è permesso, quando ha il suo tempo libero per aggiornarsi continuamente, è chiamato spesso a tenere relazioni importanti in Italia e all'estero sulla cardiologia. Importanti convegni che lei ha fatto, ma soprattutto che lei organizza. Non per ultimo, nel fine settimana c'è il convegno, quello che lo vede sempre protagonista in qualità di organizzatore, ma soprattutto un convegno che avvicina i cardiologi da tutta Italia. Lì andate a tenere dei confronti, lì andate a tenere degli incontri, dei dibattiti, dove è chiaro che poi può uscire fuori l'innovazione in un intervento importante in sala operatoria o magari dei nuovi macchinari che possono essere utili per salvare la vita agli uomini. Noi, questo è Mazara Cuore, ormai è conosciuto a livello nazionale. Mazara Cuore è un evento che è nato dal primo giorno in cui ho diretto questa unità operativa, siamo alla settima edizione, ed è ogni volta, e ogni anno si aggira tra ottobre e novembre, diciamo, ogni volta vuole rappresentare la conclusione di un anno di lavoro. Quest'anno ci siamo fatti una medaglia, se vede la brochure vedrà che abbiamo fatto una medaglia dove abbiamo messo la 7, no? Una medaglia d'oro, perché credo che 7 anni sono da prendere, perché in 7 anni puoi fare delle considerazioni importanti. Ed è un modo per condividere le nostre esperienze con gli altri. Dico sempre, starsene nel proprio orticello non serve a nulla. Confrontarsi con gente molto capace, ricercatori,
gente che viene da diverse, vengono quasi tutte dalle regioni della Sicilia rappresentate, ma vengono dalle province siciliane, ma vengono anche da molte regioni italiane, confrontarci con loro per condividere insieme dei percorsi diagnostici terapeutici è assolutamente fondamentale ed importante. E siamo contenti perché abbiamo la possibilità di allargare le nostre conoscenze, migliorarci in determinate situazioni dove possiamo prendere di riferimento e comunque anche a sua volta poter esprimere i nostri pensieri dicendo che comunque determinate attività vengono fatte anche all'interno del proprio territorio. Cioè, Assolutamente non sì. è possibile pensare che il trattamento di determinate patologie che possibilmente in un ospedale milanese si può fare, probabilmente nel nostro territorio, probabilmente no, perché ma non ci sono proprio le caratteristiche. E quindi realizzare dei percorsi diagnostici terapeutici che comunque mettono a salvaguardia i nostri pazienti è una cosa buona e giusta. Intanto vogliamo parlare del programma di Mazara Cuore e di alcuni relatori che arriveranno Sì, al intanto Mazara è Cuore. venerdì 20. È sabato 21, finisce alle 14. È un evento dove partecipano cardiologi, infermieri, medici, chirurghi, internisti, pneumologi, dietisti, nutrizionisti, psicologi, insomma, è aperto come crediti che sono fondamentali a tutte queste attività. Ci sarà una parte iniziale di saluti delle autorità dove arriveranno alcune autorità di società scientifiche nazionali e regionali. Poi seguiranno i saluti delle autorità politiche, naturalmente la Regione Sicilia è patrocinia, non so se arriverà il nostro assessore Volo, però abbiamo esteso l'invito anche ai direttori di Dipartimento di Strategia Regione Sicilia, il dottor Iacolino e del DASOE sulla prevenzione, il dottore Reguilez, dopodiché il nostro sindaco perché il comune ci ha pure patrocinato. Quindi il comune della nostra città, anche l'autorità ecclesiastica nella persona del vescovo Giordanella, che ci è sempre molto, molto vicino, e il presidente dell'Ordine dei Medici, che è qui la nostra casa di medici di questa provincia. Dopodiché ci saranno una serie di sessioni che svilupperanno dalla prevenzione fino alla riabilitazione tutta una serie di tematiche. Però mi piaceva ricordare anche un evento che si verificherà, due eventi in particolare. Uno che è le patologie della medicina di genere, specifica per le donne, è una sessione importantissima, è quasi tutta al femminile, dove si porteranno le tematiche che sono, sembra, ma purtroppo ci sono delle diversità sia diagnostiche che terapeutiche. E l'altra cosa è che avremo come ospite d'onore una ragazza che arriva da Milano, la Cristina Zambonini, che è stata trapiantata 2 volte di cuore e che porterà la propria esperienza ed è stata premiata Cavaliere della Repubblica dal nostro Presidente Mattarella e porterà la sua esperienza nel territorio. Quindi questa è una parte del congresso dove anche il cittadino qualunque se vuole può venire a partecipare. Benissimo, noi ringraziamo il dottor Michele Gabriele, primario della Bella Iello di Mazara, reparto cardiologia. Grazie e buon convegno, Mazara Cuore. Grazie, grazie a voi, grazie a voi.